Il giansenismo, movimento cattolico dell'età controriformistica, prende il nome dal teologo e vescovo fiammingo Cornelio Giansenio e si propone il ritorno a un atteggiamento cristiano autentico attraverso la ripresa della teologia di Sant'Agostino. Il pensiero giansenista insiste nel sottolineare la corruzione della natura umana, che ha avuto origine con il peccato di Adamo e che si è trasmessa nel corso delle generazioni. L'uomo decaduto, per diventare capace di scegliere l'amore di Dio invece dell'amore del mondo, ha bisogno della grazia, unico mezzo di salvezza. Il processo di salvezza, però, non può avviarsi per iniziativa dell'uomo. La ragione umana, infatti, è di per sé insufficiente per giungere alla fede e il massimo del suo valore sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose naturali che la sorpassano e che a maggior ragione quelle soprannaturali sono al di fuori della sua portata. Per il giansenismo la fede è un dono di Dio, non frutto del ragionamento, un dono concesso da Dio in modo imperscrutabile e gratuito, e non certo per meriti degli uomini. La grazia e la salvezza non possono essere né una conquista della volontà che è incapace di scegliere il bene, né una ricompensa per le azioni, che sono sempre inficiate dalla fondamentale corruzione della natura umana. I giansenisti propugnano le virtù ascetiche, la carità, la fuga dai beni e dalle passioni terrene e si oppongono al potere temporale della Chiesa. Accusati di negare il libero arbitrio, sono condannati nel 1653 senza però essere dichiarati eretici. Dopo la distruzione nel 1712 del loro centro principale, l'abbazia di Port Royal presso Parigi, e un'ulteriore condanna, continuano in silenzio a professare le loro idee. Anche dopo che si attengono gli aspetti teologici del loro dissenso, i giansenisti rimangono fedeli al primitivo rigorismo morale, alla solidarietà verso gli umili e sostengono le lotte illuministiche contro i privilegi ecclesiastici e a favore delle prerogative dello Stato. Il giansenismo influenza la formazione religiosa di Manzoni attraverso Eustachio Degola e Luigi Tosi, due sacerdoti giansenisti che sono i suoi primi direttori spirituali. L'abate Degola era un prete giansenista di Genova. Era privo di ambizioni, fu detto di lui. Aveva però l'ambizione di convertire le anime alla fede cattolica. I coniugi Manzoni lo conobbero a Parigi nel 1810 e subito dopo il celebre episodio della chiesa di San Rocco, a cui si fa risalire la conversione di Manzoni, l'abate fu molto vicino al poeta. Lasciando Parigi per tornare a Milano, Alessandro ed Enrichetta avevano avuto dall'abate Degola una lettera da consegnare a un canonico, Luigi Tosi, parroco di Sant'Ambrogio. In quella lettera, Degola raccomandava a quel canonico la famiglia Manzoni e gli chiedeva di continuare la loro educazione religiosa, da lui stesso iniziata. Il canonico Luigi Tosi era nato a Busto Arsizio nel 1763. Era, come Degola, giansenista. Non aveva grande ingegno, era un uomo limitato e modesto, ma aveva un'alta coscienza dei propri doveri di prete e un grande calore umano. Anche se Manzoni sul piano teologico professa sempre la più stretta ortodossia, sul piano psicologico e morale conserva tracce evidenti di giansenismo nella sua religiosità e nella produzione letteraria. Rigore morale, inclinazioni democratiche, amore verso gli umili,
avversione a ogni compromesso della Chiesa con interessi temporali. Nel romanzo questa visione, pur confermandosi, si stempera e si arricchisce di una nuova fiducia nella presenza misteriosa della provvidenza. Una vicenda come quella dell'innominato e la trasposizione nella finzione letteraria dell'azione della grazia nella salvezza dell'uomo, così come predicava la dottrina del giansenismo. A differenza del giansenismo, però, per Manzoni la misericordia divina, il soccorso della grazia, la salvezza sono a portata di tutti gli uomini. Esiste quindi il libero arbitrio. Esiste la responsabilità dell'uomo che è libero di scegliere tra il bene, come alla fine tra il nominato, e il male, come invece ha fatto ancora una volta Gertrude consegnando Lucia a Egidio.